Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Il 14 maggio scorso è stata annunciata la seconda avventura multigiocatore per Keyforge, che vede le vicende svolgersi subito dopo aver sconfitto la tanto temuta bestia leggendaria degli abissi, svincolata da una prigione oceanica da un culto malvagio di Aquan chiamata Krakiaven. Neanche il tempo di tornare in patria per essere accolti da urla di giubilo che i nostri protagonisti si vedono costretti ad affrontare una nuova minaccia che questa volta non proviene dalle profondità più remote dell'oceano, ma dalla stessa Vortexilon. Prima di iniziare, volevo ringraziare Carmelo Massimo Tidona per aver fatto chiarezza su alcuni passaggi del gioco e Stefano di Grande Inverno per aver partecipato alla realizzazione di questo video. Ed ora riuscirete attraverso questa ennesima prova che vi attenderà ad arrivare a capo di questo intrigo? Scoprirete chi è stato a danneggiarvi dall'interno senza lasciare traccia? Tutte le risposte a queste domande le potrete scoprire nella cospirazione abissale. Andiamo a dargli un'occhiata. Il Krakiaven è stato sconfitto. Ma quella creatura non era l'unica minaccia. Mentre gli Arconti sconfiggevano la mitica bestia, un membro dagli occhi rossi dell'equipaggio della Vortexilon ha sabotato la nave, vantandosi che i restanti sigilli sarebbero presto stati aperti e la loro risonanza si sarebbe diffusa nel crogiolo, il criminale è sfuggito alla giustizia scappando nell'oceano. Il capitano Fermi ha riportato la nave in superficie per le riparazioni, ma molti interrogativi permangono. Da dove era arrivato questo criminale? Quali sigilli stanno per essere aperti? E da chi? Gli Arconti potranno mai rilassarsi un po'? Per fortuna, Tenebris ha delle risposte. Dopo aver trovato una sussurro conchiglia lasciata indietro da uno dei cultisti, è riuscito ad hackerare il loro sistema di telemessaggi. È in questo modo che ha appreso dei sigilli che il culto Spaccamondo sta cercando di aprire. Il culto ha creato, o trovato, o catturato un dispositivo sonico chiamato Vincola Cripte, che rappresenta la chiave per aprire la serratura che trattengono una risonanza proveniente da un altro mondo. Ai cultisti ora non serve più il Vincola Cripte per aprire i sigilli rimasti, ma se qualcuno riuscisse a trovare l'artefatto, beh, una chiave può sempre chiudere ciò che può aprire. È evidente che la liberazione del Krakiaven fosse solo un pezzo di una qualche più ampia cospirazione. Le fila del culto si ingrossano di gemelli malvagi provenienti da un'altra dimensione, ed è chiaro che i cultisti vogliono impedire all'equipaggio della Vortexilon di intralciare i loro piani. Purtroppo per loro, gli Arconti intendono trovare il Vincola Cripte e porre fine alle oscure trame del culto. Anche per questa avventura Print and Play, la seconda collaborativa per Keyforge, si dovrà scaricare il file di gioco ottenibile direttamente dal sito della Asmodee. Come fare? Basterà seguire questi semplici passaggi. Entrando nella pagina web di Asmodee Italia, vi basterà cliccare in alto sulla voce Catalogo, per poi cercare nella sezione Board Games il nostro gioco di mazzi unici al mondo. Una volta entrati nella linea, vicino alla prima avventura, l'ascesa del Krakiaven, che abbiamo trattato in un precedente video, troverete la cospirazione abissale. Cliccandoci sopra entrerete nella pagina dedicata a questa modalità multigiocatore e attraverso la voce Download potrete ottenere il vostro file di gioco che conterrà il mazzo della cospirazione,
il retro di ogni carta presente nell'avventura, i luoghi dove muoversi, la carta fronte e retro della marea, la plancia dei sigilli con gli stessi sigilli e le regole del gioco. Potrete, come per il Krakiaven, importare l'intero file su una chiavetta USB per poi far stampare il tutto alla vostra copisteria o tipografia di fiducia. Fatto? A parte le menzioni di un certo valore, ora che avrete tutto pronto, seguendo sempre le istruzioni riportate nel riquadro blu a pagina 2 del regolamento, non resterà altro che preparare il tavolo da gioco. Vediamo come. La prima cosa da fare sarà posizionare la plancia dei sigilli sul tavolo, con al suo fianco le 5 carte sigillo mescolate e rivolte a faccia in giù, a portata di ogni giocatore. Come per la carta del Krakiaven, anche in questo caso ho deciso di proteggere l'intera plancia di gioco in una cornice, acquistabile a pochi euro in ogni reparto dedicato all'interno di un qualsiasi negozio di bricolage della vostra città. Poi toccherà ai luoghi. Dovrete collocare la NSLR Vortexilon al centro della prima linea e le restanti due carte di livello di profondità 1 a fianco della nave dei Logos. Poi dovrete mescolare i luoghi di profondità 2 e 3 e disporli a faccia in giù. Il livello di profondità verrà indicato nella parte in basso a sinistra di ogni carta. Nel mio caso ho utilizzato 3 tipologie di bustine Dragon Shield di tonalità diversa per indicare la profondità. In descrizione vi lascerò tutti i link utili ai prodotti che sono stati appena mostrati. Il risultato finale vedrà tutti i luoghi essere disposti in 3 file da 3 fino a formare una griglia. Dopodiché dovrete preparare le due carte che non faranno parte del gioco, mettendo da parte la carta Vincola Cripte e la carta della marea, con il lato della bassa marea rivolto verso l'alto a portata di ogni giocatore. Quest'ultima sarà simile alla 38esima carta che potrete trovare in ogni singolo di ondata oscura, con lo stesso effetto Omni per alzarla e istruzioni ben precise che vedranno il livello del mare scendere dopo la realizzazione di una determinata azione svolta durante il gioco. Poi dovrete mescolare il mazzo avventura, che andrà posizionato accanto alla carta marea e nei pressi della griglia dei luoghi, sistemare tutti i segnalini che formeranno la riserva comune e selezionare il vostro unico che vi accompagnerà attraverso questo intrigante arco di eventi. Tutto è pronto! O quasi! Inizierete col pescare 6 carte per dare il via alle danze e se la vostra mano non vi soddisferà, avrete come da regolamento tradizionale la possibilità di mulligare. Manca qualcosa in effetti! Ve ne siete accorti? C'è un piccolo dettaglio rappresentato dall'assenza di chiavi. Infatti, in questa avventura non se ne utilizzeranno, o meglio, non per lo scopo per le quali sono state create. L'ultimo passaggio sarà quello di posizionare un token per giocatore sulla carta della Vortexilon. Questi segnalini potranno essere rappresentati da qualsiasi cosa, una pedina casuale, una moneta o la propria carta arconte se vorrete.
Ma per rimanere in tema Keyforge, potrete utilizzare proprio le chiavi come segno rappresentativo, assegnando la rossa al primo, la blu al secondo e la gialla al terzo giocatore. Ora, come per l'avventura del Krakiaven, anche qui ci saranno dei passi che detteranno lo svolgimento di un singolo turno. Per i giocatori potrete svolgere normalmente i passi che vanno dal 2 al 5, che si troveranno nel regolamento generale di Keyforge, link in descrizione, ad eccezione per la regola del giocare una singola carta ad inizio turno, dato che si potranno giocare quante più carte si potrà della casa attiva. E del forgiare una chiave, che in questa avventura verrà sostituita con muoversi tra i luoghi. Vediamo come sarà possibile farlo. Durante il vostro primo passo avrete la possibilità di muovervi tra un luogo e l'altro spendendo ambre. Al costo di 2 ambre potrete spostarvi da un luogo all'altro alla stessa profondità, orizzontalmente per intenderci, e con 4 ambre potrete inabissarvi muovendovi da un luogo all'altro verticalmente. Tornare in acque meno profonde invece non avrà costo in ambre. Ogni giocatore potrà muoversi in un luogo direttamente a fianco, sopra o sotto la sua posizione attuale e potrà usufruire o venire penalizzato dall'effetto di quel singolo luogo. Ogni forgiatore quindi dovrà rispondere unicamente alle condizioni della zona nella quale si trova. Quando un giocatore si sposterà da un luogo all'altro, abbasserà, se possibile, la marea. Il costo dello spostamento sarà influenzato dai modificatori come la serratura universale o il Murmok freggiato. E carte come Carica della Chiave permetteranno a chiunque la utilizzi di spostarsi più velocemente da un luogo all'altro della griglia. Se una carta permetterà ad un giocatore di ignorare il costo di una chiave, come Impresa Epica, quel giocatore si sposterà da un luogo all'altro senza spendere ambre. Per qualsiasi domanda al riguardo, sentitevi liberi di chiedere nei commenti. Dopo aver visto come si svolge il turno di un giocatore, scopriamo più nel dettaglio come si svolgerà quello della cospirazione. Il primo passo del turno della cospirazione vedrà l'apertura di un sigillo, se gli sarà possibile. Ogni sigillo avrà un costo in ambre moltiplicato per il numero di forgiatori, partendo da un minimo di 2 fino ad un massimo di 6. Quando la cospirazione riuscirà ad aprirne uno, il giocatore attivo prenderà una carta dalla pila dei sigilli e la posizionerà sull'apposito spazio, risolvendo subito dopo l'effetto del sigillo appena aperto. Durante il secondo passo, il giocatore attivo pescherà ogni elemento dalla pila degli archivi, per poi pescare 2 carte dalla cima del mazzo della cospirazione, giocando ogni singola carta immediatamente prima di pescare la successiva, al fine di innescare ogni capacità singolarmente. A seconda della tipologia di carte che pescherete, dovrete giocare le creature davanti al giocatore attivo esaurite, disposte sul fianco destro della linea di battaglia avversaria. Ogni servitore nemico sarà impegnato solo ed esclusivamente con il giocatore attivo e con nessun altro. Questo starà a significare che seguiranno quello stesso giocatore anche durante gli spostamenti, tormentandolo fino a che non verranno distrutti o la partita giungerà al termine. Gli artefatti verranno vincolati invece al singolo luogo, entrando in azione quando qualsiasi giocatore ci metterà piede. Per segnalare la presenza di un artefatto in una determinata zona, potrete sistemarlo al fianco dei luoghi per assegnarne la presenza su quelli disposti sui fianchi,
mentre potrete utilizzare un qualsiasi dado o segnalino generico per assegnare quel singolo artefatto alla linea centrale. Le azioni verranno giocate dal giocatore attivo e dopo aver risolto il loro effetto verranno collocate nella pila degli scarti dell'avventura. Nel terzo passo, ogni creatura nemica impegnata con il giocatore attivo verrà utilizzata, partendo dal fianco sinistro procedendo verso destra, fino a che tutti i servitori impegnati contro il giocatore non saranno esauriti. Come per l'avventura del Krakiaven, se un mostro avversario non possiederà la parola chiave preda, essa verrà utilizzata per raccogliere. Per saperne di più, se ne parlerà nel dettaglio nel video dove si è trattata la prima avventura, l'ascesa del Krakiaven. Troverete il link in descrizione o potrete cliccare sulla scheda che è appena apparsa in questo momento. Nel quarto passo, gli artefatti appartenenti a quel luogo verranno utilizzati, esaurendoli ed innescando i loro effetti azione uno alla volta. È da notare bene che se non ci saranno giocatori attivi in un determinato luogo dove saranno presenti artefatti, questi ultimi non verranno utilizzati. Ricordate sempre che solo gli artefatti presenti nel luogo di un giocatore attivo potranno essere innescati con successo. Infine, nel quinto passo, tutte le creature impegnate con il giocatore attivo e gli artefatti presenti nel luogo verranno ripristinati. Quindi vi state spostando in lungo e in largo per i vari luoghi e state affrontando i servitori rivali che come ombre vi seguono ovunque voi andiate. E come per la scorsa avventura, la domanda è sempre quella: come finisce una partita? Quali sono le condizioni di vittoria o sconfitta che porterebbero il gioco ad un lieto fine o alla distruzione totale dell'intero pianeta? Se tutti i sigilli verranno aperti, la cospirazione riuscirà ad aprire la plancia e a scatenare la distruzione totale del pianeta, vincendo così la partita. Se invece riuscirete a trovare il Vincola Cripte, utilizzandolo poi nel luogo portale del Titano, riuscirete a chiudere ogni sigillo e trarrete il pianeta in salvo ancora una volta. Sì, ma questa reliquia dove si potrà trovare e quando sarà possibile giocarla per dare una possibilità al crogiolo di veder sorgere una nuova alba? A profondità 2. Imbattendovi nel suo nicomio avrete la possibilità di giocare, se la marea sarà alta, l'artefatto misterioso, come se fosse nella vostra mano, posizionandolo nella propria zona artefatti. Notare bene che ci potrà essere un solo Vincola Cripte in gioco. Una volta che vi inabisserete ancora accedendo a profondità 3, entrando nel luogo Portale del Titano, potrete alzare la marea e nel vostro turno successivo, se avrete la possibilità di spendere 6 ambre per giocatore, vincerete la partita. Prima di concludere, volevo darvi un piccolo suggerimento per stampare ed imbustare al meglio l'intera avventura. In questo caso, a differenza dell'ascesa del Krakiaven, dove avevo utilizzato un cartoncino 160 grammi, ho preferito un 300 grammi e posso assicurarvi, per esperienza, che il risultato finale si avvicinerà molto alle carte originali. Se vorrete avere una carta fronte retro invece, al posto del top loader, potrete utilizzare una bustina trasparente, come riportato nel riquadro blu a pagina 2 del regolamento.
o optare per delle comunissime sleeves nere della Dragon Shield. Sono già presenti comunque, sia in Italia che oltreoceano, varie soluzioni di stampa da diverse fonti, come il Keyforge Network e produttori anglosassoni. In descrizione troverete tutti i link utili che vi serviranno per portare a livello successivo la vostra esperienza di gioco. La cospirazione, non seguendo una dinamica lineare che si avvicina alle meccaniche di Keyforge, potrebbe essere intesa come un upgrade per quei giocatori che con il Krakiaven hanno imparato le regole e con la cospirazione vogliono continuare la storia allargando i propri orizzonti. Potrebbe. In realtà questa avventura, a detta di chi già ha affrontato a viso aperto il pericolo, rappresenterà soltanto una piccola variazione sul percorso che potrà portare ogni nuovo singolo giocatore ad esplorare un mondo fantastico e sterminato, quale è il Crogiolo, con i suoi segreti ancora sconosciuti. Rinnovo quindi l'invito ai vari negozianti e ai forgiatori più esperti a coinvolgere quanti più curiosi a giocare a queste due modalità collaborative per far conoscere Keyforge a quante più persone possibili. Presenza di un piano alternativo esistente oltre a quello del Crogiolo? Il Krakiaven, che sembrava essere un diversivo per attuare un progetto superiore? Prendete tutto quello di cui avrete bisogno per fronteggiare questa ennesima minaccia e preparatevi a combattere. La cospirazione abissale vi sta aspettando. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.